Ussita ha ospitato per il terzo anno consecutivo Ad Oro Stare Qui, una giornata per Danilo. Promosso dall'associazione Runners San Gemini in collaborazione con il comune di Ussita e il Parco Nazionale dei Monti Sibillini, l'associazione Penelope Marche, che si occupa delle famiglie e degli amici delle persone scomparse, e dall'ENDAS, Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale, l'evento commemorativo nasce per ricordare Danilo Riccini, il runner perugino scomparso sul Monte Bove nel maggio del 2012. La manifestazione, svolta domenica 7 giugno, molto partecipata sia dai podisti esperti che dagli amanti della passeggiata in montagna, è stata da sempre sostenuta dalla famiglia di Riccini, che si rivolse anche alla trasmissione Chi l'ha visto dire 3 per avere notizie del loro congiunto. Oggi si sono presentate oltre 250 persone, che chi in una gara agonistica, chi per fare una passeggiata in questi luoghi così stupendi, vengono per ricordare Danilo che purtroppo circa 3 anni fa mancò su queste montagne a causa di un incidente. Proprio oggi Danilo avrebbe festeggiato il suo compleanno, il suo 53esimo compleanno, e purtroppo siamo qua soltanto per ricordarlo, ecco. Ricordiamo peraltro che il ricavato di questa gara sarà devoluto al Soccorso Alpino Marche Umbria, all'Associazione Penelope, quindi una solidarietà a 360 gradi. Quanto è importante in queste occasioni condividere anche il dolore? Sicuramente, perché sono le due associazioni che si sono impegnate maggiormente e più a lungo affinché questa vicenda triste comunque si chiudesse. La vicenda di Danilo Riccini coinvolse fin dall'inizio tutta la vallata, perché era una persona conosciuta, era stato anche domiciliato nel nostro comune per tanto tempo, un appassionato di montagna che scomparve, e questa vicenda ritrova un momento di ricordo, di un abbraccio simbolico con la famiglia in questa manifestazione che è diventata oramai un classico dell'inizio dell'estate. Dopo numerose battute di ricerca proseguite per lungo tempo anche per volere dei familiari, il 29 settembre del 2014 gli uomini del soccorso alpino trovarono i resti di Danilo in una zona impervia e difficile da raggiungere. Le ricerche sono state abbastanza complesse, sono durate nell'immediatezza della scomparsa qualche giorno, che purtroppo hanno dato esito negativo alle prime ricerche, soprattutto perché la zona è veramente molto impervia. E successivamente la forte determinazione della famiglia ci ha spinti a ripercorrere i luoghi in cui verosimilmente Danilo andava a correre, si allenava, e quindi in varie fasi successive siamo riusciti poi a trovare il canale nel quale era purtroppo scivolato. È stato un impegno di quasi 2 anni, perché sono state diverse i tentativi che abbiamo fatto, e quindi insomma, è stata la gratificazione più grossa, è stata questa, quella di poter restituire Danilo alla famiglia.